Bene, allora, ho deciso che questi video statici, perché no, non posso appoggiarmi, scherzavo, questi video statici per ora avranno questa location finché non ne trovo una meglio. Perché sì, ho deciso così, qua si vedono i manga e dietro ci sono i poster, quindi mi piace. Detto questo, l'8 e il 9 di ottobre ci sono state le fiere, la fiera del fumetto qua vicino, da dove abito io. Quindi io e la mia cara amica Lari, ma dopo avervelo detto nel vlog, sì, mi pare, siamo andate a fare un giro e abbiamo fatto shopping. Qui io tengo tutto quanto, in realtà molte delle cose che vi farò vedere sono, le abbiamo spartite, ma ora vi spiego. Ma se volete vedere anche l'altra metà delle cose, abbiamo fatto un video che è praticamente quasi simile a questo, in cui ci sono anche le clip sue e le abbiamo messo, lo metteremo, lo metterò, non lo so, su Soju Style, quindi vi lascio il link qua sotto se mi ricordo ovviamente del canale e poi lo trovate nei video comunque. E quindi niente, allora vi spiego di base cosa abbiamo fatto. Abbiamo preso due box, due bag così, due borse, una è questa di Demon Slayer e una è di Modao Zushi, quindi comunque la versione anime di The Untamed. E abbiamo diviso il contenuto, poi abbiamo fatto, preso altre cose a parte, io e lei, ma io vi farò vedere ovviamente le mie. E lei ha preso una borsetta più piccola, quindi era tipo grande così, a metà, di IQ, quindi anche quello se vi interessa dovete andare a vedere l'altro video. E mi sono dimenticata una cosa. Ok, scusate, ma una cosa l'avevo già montata e tirata fuori, quindi dovevo prenderla. Comunque, cominciamo. Allora, io adesso pesco da questa mia grande borsa e no, il pezzo forte ve lo tengo per la fine. Direi che cominciamo dal K-pop. Più o meno, però non è questa la borsetta del K-pop, è un'altra. Anzi, no, cominciamo dalle cose che non c'entrano nulla col K-pop. C'erano, tra le altre cose, questi banchetti di artisti, diciamo, ok, di artisti che sono, come dire, artisti che si pubblicizzavano praticamente. Questo è il posto da cui ho fatto io shopping. Ve lo faccio vedere se vi dovesse interessare, dovessero piacervi le cose. Spero che si legga ovviamente. E io ho preso, allora, un segnalibro di questi qua che sono quelli a calamita, che però non si capisce, ma sono quelli a calamita, fidatevi. Ed è ovviamente il maialino, perché il maialino è fan degli Stray Kids, dovrebbero saperlo. Mia amica fan degli Stray Kids c'è arrivata, quindi potete arrivarci tutti quanti, anche voi. Poi ho preso due set di adesivi, di sticker, perché sono ossessionata. E sono a tema Halloween, questo qua è con i fantasmini, vedete. E questo con tutti gli Halloween misto, ok? Molto molto carini. Poi ho preso questa che era una bag, praticamente una mystery bag, possiamo chiamarla così. E ci sono dentro tutte cose che magari sono venute un po' male, con dei difetti, oppure c'era scritto questo, oppure tagliate un po' sbagliate, così. E dentro abbiamo, ora ve li faccio vedere in carrellata, ovviamente perché non sono pochi, sono tutti adesivi, vedete? C'è questo, questo, ci sono teneri. Fidatevi, raga, sono tipo la cosa più, non riesco a tirarlo su. Ok, la cosa più tenera del mondo. Ok. E con questo argomento abbiamo concluso. Metterò tutto fuori, ovviamente. Bene. Poi, altra cosa extra. Spillettina di Criminal Minds. Era lì. Era carina. Mi piaceva. Io ossessionata da Criminal Minds e quindi ecco. Poi passiamo al K-pop, stavolta per davvero. Allora, c'erano
c'era, come sempre, questa fiera c'è sempre un banchetto K-pop di fiducia, da cui noi andiamo spesso. Ho preso, allora, degli sticker, che sono sticker degli NCT, però in caso se vi interessa, sono NCT 127, quindi sono un po' misti. Cioè, mi sembra ci sia Yuta, c'è Do Young, c'è Mark, e qualcuno l'ha dato anche a Lari perché sono i suoi preferiti, quindi ecco. Comunque se vi interessa poi vi farò un video dettagliato degli sticker proprio in generale perché ne ho parecchi. Quindi ecco. Poi photocard, perché io amo comprare le photocard. E qui c'è da dire che una di queste non è mia, perché è di Lari, ovviamente. Qua siamo sempre ST, cioè il mood è sempre quello comunque. Questa non è mia, sappiatelo, io ve lo dico, questa è di Lari. Ok, è già in boom. Però ce l'ho io perché mi sono dimenticata di dargliela. Poi abbiamo, sempre nello stesso photoshoot, Geno in boom, stupendo. Poi abbiamo queste due versioni qua, che le ho viste e ho detto, mie, mie. E le ho prese. Qua abbiamo sempre per gli NCT Do Young, che però non si vedrà mai, non lo vedrete mai. Insomma, è Do Young, fidatevi. E poi abbiamo Changbin. Amo, 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 amo la vita. Poi abbiamo Resonance. Abbiamo Resonance, quindi NCT 2020, se non sbaglio, sì, NCT 2020 e niente, questa è la versione Kino, Kindle Kit, non so come si chiama, insomma, adesso ve la faccio vedere. Dentro troviamo, vedete, allora, la versione ICD, che è questo qua, che è quello che funziona con l'app. Che in realtà non ne ho mai comprato una versione così, però da poco ho scoperto come funziona, perché non sapevo come funzionasse, e ho capito che è molto figa. Questa è la versione, questo CD era senza photocard, eccetera. Poi c'è la spiegazione di come funziona appunto questa cosa, e c'è anche in inglese. Questo è in inglese, vedete? Quindi molto easy. Però appunto ho più o meno capito come funziona, quindi dovremmo esserci. E poi abbiamo questo piccolo, 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 piccolo photoshoot, che alla fine sono praticamente le foto che hanno pubblicato su Instagram, raga. Cioè su Facebook, quindi quelle dell'album, le prime. Queste qua. Per farvi capire, ok? Queste qua. Oh, aiuta. Vabbè. E quindi questo è il contenuto di quest'album e questo è praticamente... Sì, tutto quello che riguarda il K-pop, dovevo controllare. Poi passiamo alle borse. Allora, abbiamo due tipi di borse, quindi prima vi farò vedere i contenuti. Io li mischio, sappiate che io qua li mischierò. Se li volete vedere separati, andate a vedere l'altro, anche l'altro video, così da capire un po'. Comunque, vi faccio vedere queste che sono tutte le cose piccole che ho io. Ed è sia come si chiama? Demon Slayer, sia la borsa di The Untamed. Quindi abbiamo, partiamo da Demon Slayer. Abbiamo photocard che ho tenuto io ed è questo qua, che è uno dei pilastri che non mi ricordo come si chiama, perdonatemi. Cioè mi ricordo quattro nomi in croce. I protagonisti, tutti gli altri è un po' complicato. Comunque questo qua che è tipo quello della roccia, quello della forza, una cosa del genere. Un quello di pilastri. Poi abbiamo metà sticker perché l'altra metà ce l'ha sempre Lari. E qua abbiamo le due tipe delle farfalle. Ce l'ha sempre là. Lei è un pilastro, lei è il pilastro e lei è la sua, diciamo, seguace. E Tanjiro. Carinissimi. Poi abbiamo, dai, divido un po' le cose. Poi abbiamo sempre per quanto riguarda Demon Slayer. Abbiamo le cartoline. Qua abbiamo due Nezuko. Ok? Io l'amo, cioè l'amo. Sappiatelo. Dopo Tomioka è il mio personaggio preferito. E
Tanjiro e Nezuko in questa photocard molto sexy. No, dai, è carina in realtà. Poi passiamo ad Untamed, perché ho tutto qua davanti. Quindi abbiamo Spilletta di Wei Wuxian, che voglio comprarmi quello zainetto fighissimo con la tasca trasparente per mettere tutte le spillette, perché lo trovo geniale. Così da poterne comprare anche altre, perché per ora non le compro perché non so dove metterle. Poi, portachiavi di sempre di Untamed, che non apro, ma insomma è un Lanchan. Carino, carinissimo. Poi abbiamo adesivi che dovevo fare a metà con Dari, quindi considerate che questo non è tutto il mio bottino di adesivi, ma ne avrò metà. È solo che siccome è un foglio solo, devo dividerli e dovevo tagliarli e lì non potevamo farlo. Quindi questi che sono tutti adesivi, sempre di Untamed comunque. Poi se vi interessa riguardo gli adesivi, me lo dite e io vi faccio un video in cui vi mostro tutti gli adesivi che ho in giro. E anche quelli futuri, poi se li compro, basta che me lo fate sapere, perché non so se interessa. Poi abbiamo postcard, diciamo cartoline, e abbiamo questa versione e questa versione, bellissime, mamma mia. La borsa se l'è tenuta lei, ma è stupenda, vi giuro. Questi che io amo alla follia, che sono dei post-it. Cioè sono dei post-it. Ok, so che voi non lo vedete, non mi crederete mai. Adesso ve li apro perché io ero scioccata quando l'ho capito. Sono, vedete, dei post-it. Aspettate che tenerli in mano, aiuto. Ok, sono dei post-it, vedete, ce ne sono tanti, sono stupendi, io sono innamorata, raga, sono bellissimi. Ok, poi continuando sempre con le cose un po' random, abbiamo, allora, sempre della borsa di Demon Slayer, abbiamo queste cose qua. Quindi abbiamo questo che è, vedete, quello per tipo tenere le chiavi o al cellulare, insomma, quella roba là, con tutti quanti penso sia tipo tutta la storia di Demon Slayer, perché bene o male ci sono tutti i protagonisti, forse sono uguali addirittura, credo che i quattro lati siano uguali. Comunque ci sono i protagonisti, c'è Tanjiro, Nezuko, Tomioka, no, Zenitsu non lo vedo, e vabbè, insomma, sono tutti loro. Comunque molto carino. Poi abbiamo un mousepad qui con Tomioka, Nezuko, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Bellino, 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 bellino. E poi questa, che ora vi apro perché, che è una maglietta shock. Sarebbe piaciuto di più un pupazzo, perché comincio ad apprezzare di più i pupazzi, però non importa. Questa è una maglietta, in realtà è gigantesca, perché è tipo una 3XL, quindi mi sta sicuramente, con la nostra amichetta con le farfalline, il nostro pilastro delle farfalle. Amo la sua, diciamo, questo, che non vorrei sbagliare come si chiama, come, che nome ha, quindi non lo chiamerò per nome. Comunque questo qua, no, ce l'hanno tutti quanti, questa, diciamo, vestaglia, tutti diversi. Le amo tutte in realtà, sono tutte stupende. Quindi, pezzo forte, che ovviamente ho tenuto io. E poi abbiamo altre due cose, sempre delle borse. E quindi, spero che sposto un po' la borsa, perché sennò non riuscirò mai a farvi vedere tutto. Ok. Mamma mia, che carino. Allora, abbiamo questa cosa qua. Questi sono dei disegni. Allora, di base dovrebbero essere dei disegni da colorare. Noi però non li coloriamo. Cioè, io e Ari li abbiamo visti e abbiamo deciso non li coloriamo. Perché no? Perché sono veramente troppo, troppo, troppo belli. Cioè, io ve lo giuro, adesso ve li faccio vedere, ma sono veramente belli. Io ne ho ovviamente metà. L'altra metà ce l'ha Lari. Erano 10 in tutto.
sia di qua che di, sono, si, erano sia in, nella borsa di Demon Slayer, sia nella borsa di The Untamed, che io chiamo The Untamed, in realtà sarebbe Mudou Zushi, però non importa. Questi erano tutti, vedete qua sotto ci sono tutti i disegnini. Però sempre, se vi interessa dare uno sguardo anche alle altre cose, nell'altro video ci sono le clip di Lari, vedete quello che ha lei. E quindi abbiamo, uno alla volta perché questi meritano proprio di essere visti e ammirati. Abbiamo Tanjiro e Nezuko. Poi abbiamo due disegni di Nezuko che vi farò vedere insieme perché tanto sono quasi uguali. Praticamente questo è più carino. Quindi Nezuko. Poi abbiamo, anche questo potevo farvi vedere insieme perché sono identici quasi. Cioè la pose è sempre quella. Nezuko e Tanjiro, che tra l'altro è questa cartolina qua. Quindi la reference colorativa è questa. E poi abbiamo il mio amore, bellissimo, meraviglioso, questo sicuramente lo vedrete incorniciato prima o poi da qualche parte, che è Tomioka, che è leggermente diverso da come l'hanno disegnato nell'anime, però va bene lo stesso, ci va bene lo stesso. Poi abbiamo l'altra parte, cioè gli altri disegni che sono quelli di The Untamed, scusate che sistemo perché sennò qua è un casino, non si capisce più niente. Quindi, questo, vedete, io ho le copertine, diciamo, e questi sono le reference dei disegni che c'erano dentro. Quelli che ho io sono uno. Loro non ve li nomino perché tanto sono sempre loro, praticamente. Sono sempre loro. Questa è adorabile, è troppo carina questa, raga. Mamma mia. Anche questa, mi piacciono tutte queste. Cioè, io ho fatto scegliere a lei perché queste le adoro tutte, tutto una dopo l'altra, sono tutte stupende. L'ombrellino, flauto e l'archetto, quello che suona. E per ultimo il bacetto. Io ne ho tenuto uno solo, bello, 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 bellissimo. Poi, ultima, ma non per importanza, abbiamo, ultima cosa intendevo, abbiamo i nostri amati poster, che anche qui erano quattro, due li ho io, due di The Untamed li ho io, due di Alari, due di Demon Slayer li ho io, due di Alari. Quindi lei si è praticamente tenuta Zenitsu, tutte le cose che c'erano di Zenitsu se le è tenute lei, perché è il suo preferito, giustamente, come io ho fatto con Tomioka, quindi ci sta. Abbiamo The Untamed 1, The Untamed 2, questa è la versione, credo sia lo stesso del disegno, penso. Sì, c'è il disegno, vedete? Reference anche qua visiva. Questa è la versione colorata, che io sto tenendo malissimo. E questo è il disegno, per farvi capire che sono tipo la cosa più bella del mondo, questi disegni. Poi abbiamo una Nezuko un po' lacrimante, molto carina, ok? E poi abbiamo i nostri due protagonisti, i nostri due fratelli, quindi Nezuko e Tanjiro, sono sempre loro. Per ultime, due cose ultime, ma non per importanza, sappiatelo, ma perché sono le più belle, onestamente. Le ho prese per ultime, però, davvero, le ho prese davvero per ultime. E una è questa, che ovviamente ho già aperto, però casomai adesso ve lo apro, però vi faccio vedere, diciamo che vi faccio direttamente vedere mentre parlo la clip in cui lo apro e lo scarto. Praticamente questo è un portachiavi. È un portachiavi di no, di Buonanotte, di Tomioka, di Yu Tomioka. E è tipo la cosa più carina e adorabile del mondo. Ok, del mondo.
Ora che avete visto io che lo apro e che internamente sclero per la mini spadina, perché ha la mini spadina, che voi non lo vedrete mai, probabilmente. Vabbè, ve l'ho fatto vedere mentre lo aprivo, ma ha la mini spadina, che è tipo la cosa più adorabile del mondo. E di questi qua c'erano, non so se ve l'ho fatto vedere nel video, comunque c'erano Tanjiro, Nezuko, Tomioka, Rengoku e il cattivo. E niente, io sono molto molto felice di questo acquisto. Poi, ultimo acquisto, non per importanza, ma perché ovviamente è quello a cui tengo tantissimo, che chi segue su TikTok probabilmente vedrà prima, perché credo che dopo aver registrato questo video farò il TikTok. E quindi ve lo farò vedere anche su TikTok. Sì, ho preso l'action figure di Yuta. Per vostre informazioni, l'avevo già vista anche al B-Comics, ma mi ero trattenuta al B-Comics. Al B-Comics ho preso il Funko di Tamaki. Qui però, avendo già il Funko di Tamaki e non avendo visto action figure di Tamaki, ho detto: sai che c'è? Io la prendo. Io la prendo. Quindi questa è l'action figure di Yuta. Vi faccio vedere la versione della scatola e poi ta-da! Questa l'ho già montata, ovviamente. Quindi adesso vi metterò il video in cui la apro e la monto. Niente, perché penso che lo metterò senza audio. Questa è l'action figure di Yuta e io sono innamorata follemente di questa cosa. È bellissima, ok? Ne voglio mille, ne voglio, ne voglio tutte, le voglio. E sappiate che ho apprezzato molto il dettaglio dell'anello, anelli che io comprerò perché li voglio. Niente, io sono completamente innamorata di questa action figure, è stupenda. Vicino a Tamaki sono tipo la cosa più adorabile del mondo. E niente, direi che questo è tutto. Questo video haul è finito. Vedete, il sacchetto è vuoto. Ora devo rimettere tutto dentro. E niente, quindi sono molto contenta dei miei acquisti. Se volete vedere cose più in dettaglio, casomai me lo fate sapere, che magari vi metto dei TikTok, magari me lo dite. Facci vedere, non lo so, gli adesivi e io ve li faccio vedere su TikTok, soprattutto anche magari quelli degli NCT perché non ve li ho aperti, però se vi interessa basta che me lo dite.
se mi gira, magari metterò in mezzo una clip di io che apro questi, però dipende appunto se mi gira prima di montarlo, vedo. E basta, direi che qua siamo a posto. Seguitemi ovviamente sui social, ma tanto vi ho lasciato qua sopra il mio nick di Instagram, me l'avrò messo qua tutto il video, quindi andatemi a seguire. E poi da lì in teoria trovate anche TikTok, mi pare. Ma comunque ve li metto qua sotto e un bacio. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!